Si cerca di trovare una posizione di equilibrio del paziente sul fianco e proviamo ad estendere, mettere in maniera simmetrica. Si trova un equilibrio tra l'estensione e la flessione. Si prende appoggio, ricercando la cresta, la sias, si prende appoggio quindi sull'iliaco e da questa posizione, utilizzando il corpo, si cerca di indurre una spinta in chiusura. Questo tipo di spinta dovrebbe chiudere la parte anteriore della sacroiliaca e aprire la parte posteriore. La spinta va indotta per 20 secondi, oppure delle spinte ripetute che l'autore, l'ASLET, ne consiglia 20. Questo movimento dovrebbe innescare il dolore a livello della sacroiliaca o accentuare il dolore che percepisce il paziente.